Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, ritorniamo su XCOM 2, World of the Chosen. Questo è il terzo episodio consecutivo che sto giocando di fila, ma che ho spezzettato in tre episodi perché stiamo facendo una missione per uccidere l'assassina e siamo già riusciti a distruggere il suo sarcofago. L'abbiamo già anche individuata, perché per colpa di un baco so che si trova. Adesso ho girato la mappa, so che si trova. Oddio, l'ho perso. Qui. Si trova qui in questa posizione. Però va bene, con calma e sangue freddo facciamo tutto. Vediamo Andiamo! di riprendere. Abbiamo anche uno spettro, un codex che ci rompono le scatole. Ah, e qui abbiamo la necessità di spostare Lea perché c'è un'esplosione molto presto in Ci vado corso. subito! Però lei potrebbe a questo punto essere utile in altri modi. Allora, Shayna esce da D'accordo, qui. Ricarica. vado! Ricaricato! Alla ricarica è gratis, non me lo ricordo mai. No, perde un turno. A questo punto utilizzo il mio guardiano con il taglio. E andiamo a fare un bel Attacco taglione al mortale! codex, lo dividiamo in due, micro codex. Intanto abbiamo visto lo spettro, ok, che era nascosto. Perfetto. No, aspetta un attimo. Ah, ok, tre punti, no, perché, boh, dicevo. E adesso nascondiamola. Power con la pistola, adesso ha una probabilità bassa, ma comunque c'è 47% di colpire lo spettro e lo colpiamo di striscio, va Così bene. non basta. E Ben Edwards. Nessun problema, Adesso capo. qui scopre casualmente che qui c'è un'assassina e gli spara in faccia, dando un critico, e Ben Edwards, Avete ragazzi, è visto? l'uomo che la uccide definitivamente con 19 di danno. E la missione dovremmo averla vinta. Penso. O forse devo fare fuori anche gli altri. L'assassina ha Non è subito una stato sconfitta in facile, battaglia. ma ce l'abbiamo fatta, comandante. Chi se non Ben Piacerebbe Edwards? vedere Chi la se non lui? reazione degli anziani. Chi se non lui? Quindi si uccide facendosi più, perché non tollera la sconfitta e soprattutto perché il sarcofago non la guarisce più. E abbiamo completato la missione Demon Knife, fortezza del prescelto. Nemici uccisi 22 di 27, soldati feriti 4, valutazione eccellente. Credo di aver fatto molti level up, soprattutto Sono qui per assicurare a è tutti i stata una delle missioni più cittadini difficili che ho che le fatto e sono forze molto di pace contento. dell'Advent non si fermeranno di fronte a niente per impedire che episodi come quello Danno di infitti oggi si Edwards, ripetano. percentuale colpi e segni Gli anziani hanno 91%, fiducia nella nostra capacità di eliminare Dragunova più chiunque osi sottotiro, più minacciare la lontano nostra Ivanova. Ok, pace. media danno per colpo 4. Mi è piaciuta molto, ragazzi, questa missione, davvero. Anche perché ho usato il Dream Team, ho usato i migliori. Adesso con un po' di tempo dovrò curarli, ma Splendido lavoro, solita comandante. storia. La E morte di uno ho 4 schiavo sarà un duro promozioni. colpo per gli anziani. All in, mi diventa finalmente un capitano. Colpo a catena, spara con una penalità di meno 15. Se colpisce il bersaglio, mette automaticamente a segno un altro colpo ai suoi danni. Penalità di meno 15 con sta ragazza che non colpisce manco una balena. Scelta esplosiva, le tue granate fanno più danni, sì, decisamente. Più danni delle granate, va benissimo. Dragunova, Outrider, diventa maggiore. Il soldato può trasportare una claymore aggiuntiva? No. Esilio, spara contro un bersaglio finché non muore o esaurisce le munizioni rivelando il mietitore. Cioè, quindi se il mietitore non viene individuato, noi possiamo continuare a sparare finché non lo facciamo fuori. Ivanova, che sta diventando la mia preferita.
L'esistenza, se l'unità templare subisce abbastanza danni da rimanere uccisa, viene messa in stasi per un turno. Questo ragazzi è abbastanza buono. Il massimo livello di concentrazione sali a 3. Scambia posizione con un'unità nemica, costa un concentrazione. No, 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 no. Concentrazione profonda. Capitana. E Angelo diventa anche lei capitano. Ha tutta la lista del medico da battaglia. Gli diamo anche il fuoco di copertura. Perfetto. Ragazzi, soltanto Ivanova e Johnson non sono ferite. Gli altri sono veramente feriti. Abbiamo un cervello di Codex, Arashi dell'assassina, che è un'arma secondaria dell'assassina, non meno letale delle sue spade negli scontri ravvicinati. Katana dell'assassina. Wow. Un ripetitore. Un nucleo di delirio, un caricatore, un datapad e tanti artefatti. E quindi possiamo utilizzare la sua spada, ragazzi. Molti lo ritenevano un compito impossibile, comandante, ma abbiamo sconfitto uno dei primi prescelti degli anziani. Ok, Ivanova è scossa, deve riposare. E anche Angelo Lea Johnson è scossa. Quindi tutti i sei che hanno partecipato a questa missione ora sono bloccati. Andiamo al reparto di ingegneria, reparto Sono sicura sperimentale. che il fucile del cacciatore abbia un sistema di mira automatica. Nessuno è così Balestra, preciso. Mi pistola, piacerebbe granata, darci protocollo, un'occhiata. schermo blu. La granata e plasma? No, jack craniale, proiettili. Tuta exo. Scelta interessante. Le farò sapere appena abbiamo finito, comandante. Iniziamo a lavorare una tuta exo che poi assegneremo probabilmente a un ranger o a un granatiere. Percepiamo l'assenza. La sua voce messa a tacere per sempre. Il nostro potere vi ha forgiato. La nostra forza vitale vi sta scorrendo nelle vene. Non sentite questo Il vuoto? prossimo è lo stregone. Eppure in voi percepiamo qualcosa di diverso. Arroganza. Soddisfazione. Esiste soltanto una spiegazione. I fallimenti dell'umanità vi hanno corrotto. Avete disciato il nostro dono. La nostra benevolenza non è limitata. Questo è ciò che ci aspetta se fallirete. Restituiteci il loro comandante finché c'è ancora tempo. Ragazzi, che scena. Gli altri due prescelti adesso hanno subito un bello shampoo, come si suol dire, dai capi. E adesso lega alieni, ok, non ora. E adesso ritorniamo sul campo. Ragazzi, finalmente in Asia non Avete c'è più il ucciso rischio. uno dei miei fratelli. Un'impresa mai riuscita prima d'ora. È un successo di cui essere orgogliosi, ma che non si Salviamo il contatto in ripeterà più. Australia. Non si può perché? Perché mancano i dati. Oh, che due palle. Niente, andiamo ad ottenere dati dalla Informazioni base dei rotta delle mietitori e poi corridoie facciamo il contatto in dell'Asia Australia. occidentale. Non vedo altre alternative. Comandante, gli alieni hanno fatto passi da gigante verso i loro obiettivi. Stanno spuntando nuove strutture alfa Operazione Lazy nell'area. Mountain, sabotare la struttura aliena, Arco, Muton, Purificatore, Plita Advent, ok? Allora andiamo a fare contatto in Europa orientale, ragazzi, e non in Australia, perché questo lo facciamo subito. Progetto Avatar che cresce, mancano 5 tacche al completamento Comandante, dell'avatar. vogliamo ostacolare i E la progressi prima degli alieni sul è nostro andata, avatar? 4 tacche. Dovremmo attaccare uno dei loro complessi il prima Va possibile. bene. Quindi dati. Obiettivo, ok, 95 dati, neutralizza il bersaglio nel veicolo Advent, avvia la missione. Un arco, un solato Elite, mech pesante, settoid, ufficiale avanzato. Il Avviamo posto di immediatamente la rotta per missione. l'Europa occidentale. Dovrebbe essere ottimo. Siamo in Italia, tra l'altro, vedo la missione verso Napoli o giù di lì. Allora,
No, 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 fermi tutti. Come sempre, rimuoviamo tutto, prendiamo le armi e gli oggetti disponibili. Ok, iniziamo. Questi sono tutti feriti. Marz ci serve assolutamente, così come ci serve Gallo. Ivanova la possiamo prendere, sta bene. Koslova. Mi serve Tanganyika, mi sembra che con i robot ci sappia fare. E poi Spark, non l'abbiamo ancora utilizzato, ragazzi. Lo Spark, prendiamolo subito. Ok. Quindi Marz si prende esplorazione e un fucile magnetico, tu prendi l'Infinity, caricatore automatico carrelletto sensibile, è Gallo che torna in battaglia, il corpetto in nanoplacche, il jack craniale, visto che lui era stato abbastanza bravo, e fermi tutti perché possiamo assegnare... A Gallo l'ascia del cacciatore. È possibile lanciare un'ascia dalla distanza per una scarica di danni istantanea. Io Esattamente maneggevole, ma nelle mani giuste dovrebbe fare provo a pianta darla a pulita ad ogni Gallo forma di l'ascia minaccia. da cacciatore. E speriamo che funzioni. La nostra Ivanova si prende la sfera di sostentamento. Koslova si prende la bomba glaciale. Il corpetto in nanoplacche. Whisky. Si prende il nano medikit e una granata flashbang. Ah, fucile magnetico, glielo diamo. Ok, e anche Koslava magari gli diamo un cannone, il cannone Zarina che è il suo, giustamente. E basta. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Spark non penso che abbia bisogno di nulla. Il cannone automatico pesante. Abbiamo la missione. Tostissimi questi ragazzi. Tostissimi. Ho molti specialisti. Missione molto pesante come armamento. Iniziamo. Ma soprattutto mi darà moltissimi dati, quindi poi potrò collegarmi a completare l'Europa e poi andiamo ad attaccare quella base Advent. Comunque con le prossime missioni segrete devo iniziare a, come dire, raschiare un pochino i La punti della resistenza missione chiede Advent, il sennò nostro aiuto con un finisce VIP amico degli alieni. Si sta spostando con le truppe della male. Terra Ok, è un passata da VIP questa in un zona su un veicolo. veicolo. Quindi Catturate il VIP se è abbiamo i possibile, missili. altrimenti usate la forza. Non Abbiamo la permettete agli forza alieni di bruta. Da ostacolare la quanto missione. sto registrando? Da 13 minuti, secondo Zeta me sono riusciamo a 5, farcela. posizione bersaglio confermata. È ora di attaccare. Eliminate tutti i contatti nemici. Ok, cattura, uccidi il VIP e stai tutti i soldati. Va bene, non mi sembra difficile. Lo Ci Spark mi piace associamo. un casino comunque. Siamo tutti in occultamento. Gallo è il nostro spettro e quindi lo In portiamo movimento. più avanti di tutti. Non dovrebbe essere visto. Non subito, perlomeno. Ok. Gli altri Bene. iniziano a spostarsi un po' in avanti, ma non troppo. No, ma qui nessuno ci vede, quindi possiamo portare avanti Io ci Tanganyika. Abbiamo sono. 12 turni per completare questa missione. Jeremy Marz mi lancia immediatamente lo scanner militare nella zona dove sappiamo esserci il VIP. Non vedo robot, purtroppo. Ordine ricevuto, mi muovo. Qui avere la Koslova, scusate, l'Outrider Ivanova che mi fa saltare queste macchine sarebbe il top. Allora, il nostro sparcone, sparcone del robottone. Se non lo vedono,
Sono veramente scemi. Gli diamo la guardia nascosta. Ivanova. Cerchiamo Seguitemi. di aggirarli con lei. Ok, tocca di nuovo a Gallo, ancora un Mi pochino più avvicino alle avanti. coordinate. Cos'è questa cosa? Sonda craniale. Lancia l'ascia. Eccoci. Mena sono 5, identità del bersaglio confermata. Ok. Mena sono 5, ricordate, siamo qui per catturare il VIP se possibile. Stordite un secondo 100%, cioè io drone. riesco a farlo fuori da... Ah, a catturare, non... Ops, io ero già pronto a fare... Scusate, ero già pronto a lanciargli Facile. l'ascia e decapitarlo, ma lo dobbiamo catturare. Ok. Va bene. Raggiungo le coordinate. Spark, teniamolo dietro. Credo che qui sia proprio il momento di far fuori almeno questo. Sectoide, vai. Fantastico, volevo soltanto provare l'ascia. Ci hanno visti. Sectoid ovviamente era soltanto una scusa per attivarli e adesso quando si spostano vedo... Ok, perfetto. Allora, voglio prendere immediatamente Eva, perché Eva ha la possibilità Questo è il immediatamente potere di dei ucciderne Templari. uno e di guadagnarsi un punto in concentrazione. Forze di occupazione in vista. Oh merda, ne abbiamo attivati altri. E quindi adesso diventa molto problematico, veramente molto, perché adesso il numero, cioè il numero è dalla loro parte, e anche la posizione. Quindi ho fatto un errore pazzesco. Ok, non facciamoci prendere però dall'ansia, perché qui io una probabilità ce l'ho, un protocollo di controllo su un mech pesante. Prendo il Se riesco a controllo. prendere il controllo di questo mech pesante, faccio molto danno. Però devo riuscirci. No, lo disabilitiamo perché il 44% è troppo. Ho cliccato controllo per sbaglio, volevo disabilitarlo e ho preso il controllo del mech pesante. Bene, bene, Sono però ho dentro. rischiato molto. Quindi adesso ho due mech, ho lo Spark e ho questo. Questo lo devo buttare in mezzo alla mischia ed esporlo in modo che il nemico attacchi il proprio mech. Beta a questo punto. Beta a questo punto è molto esposto. Spark, a chi può attaccare questo coso? Lo Spark comunque non, vedo che non ha mai Obbedisco. coperture, quindi... Teniamolo pure esposto. E io direi di lanciare un missile. Sì, lancia razzi. Ah, non si può. Ok, posso far cadere il nemico oppure semplicemente provare a mitragliare. Proviamo, dai. Ottimo, colpito. L'Arcon. Frenesia di battaglia. Mossa inerziale a disposizione. Amica mia, tu riparti qui dietro almeno dove sei più coperta. Spettro. Può dare lavoro di squadra a chi? No. Fendente. No. No, assolutamente no. Niente, assegniamo il fuoco in corsa in modo Mi che vado a possa prendere. proteggermi. Ce la posso fare. Perché altrimenti sono troppo esposto. E poi vediamo chi ha la possibilità del colpo più... Se riusciamo a eliminarlo è meglio. Ok.
I sectoid sono andati, il MacAdvent è nostro, ci sono soltanto, soltanto, parola grossa, ci sono i due